Non è detto che siano tutti positivi, anzi, talvolta diventano meccanismi di offesa, cioè noi crediamo che ci difendano, in realtà non ci difendono, ma fanno esattamente il contrario. Allora noi dobbiamo imparare a, diciamo, a gestire diversamente, no? Queste situazioni. Dobbiamo imparare a, diciamo, non avere paura intanto di quello che ci potrà accadere, e però facendo le domande. Il meccanismo di difesa viene bypassato perché in fatto tu non stai chiedendo niente, tu stai facendo una domanda. E quindi, non attivandosi il meccanismo di difesa, si attivano, diciamo così, automaticamente tutti quei meccanismi che vanno a ricercare la risposta, fondamentalmente. Ma più che ricercare la risposta, potremmo dire che vanno a costruirsi la risposta. Potresti anche fare una domanda. Perché mi trovo sempre al posto giusto nel momento giusto? Come ho conosciuto la persona che diventerà un'altra domanda interessante dove metti assieme passato e futuro? Come ho conosciuto la persona che diventerà la donna della mia vita? Come ho conosciuto la persona che diventerà l'uomo della mia vita? Questa è una sorta di andare avanti e indietro nel tempo, perché tanto per la nostra sfera emotiva il tempo non esiste, no? Quindi se tu dici come ho conosciuto l'uomo che è diventato l'uomo della mia vita, la tua parte emotiva ti farà prima conoscere l'uomo giusto e poi dopo ti verrà fuori la risposta addirittura. Quindi questo è interessante. Ovviamente queste domande deve avere motivazione per farle. Come ad esempio quando uno si chiede dove ho posato le chiavi, beh, hai la motivazione per farti la domanda perché altrimenti magari non ti ricordi, non hai più le chiavi, no? Quindi la motivazione è fondamentale, però questo sistema è un sistema molto utile perché permette praticamente in poco tempo di ottenere, diciamo, ciò che vuoi ottenere attraverso le domande all'inconscio. Un metodo che va applicato senza paura, applicato tranquillamente e ti porterà dei risultati strabilianti che neanche la tua più fervida immaginazione potrà far capire quanto sono potenti. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 10 gennaio 2020, ore 20:45, al mio seminario su come sedurre le persone difficili e come sganciarsi dai narcisisti. Il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se non puoi seguire i corsi dal vivo, vatti a abbonare al canale Massimo Taramasco, perché se ti abboni al canale Massimo Taramasco potrai ottenere, diciamo così, le registrazioni dei corsi a livello top, più a livello top anche delle lezioni mirate, mentre a livello base delle lezioni mirate. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao a tutti.